lui non è il sindaco, però potrebbe, che ne so, avere le fattezze del prossimo sindaco di Bari, dica qualcosa al nuovo sindaco affinché questo splendore possa stare più tranquillo, possa divertirsi. Ma vada. Sarebbe ora che effettivamente pensassero anche a loro, obiettivamente. Poi, in un secondo momento, anche noi, vabbè, se avanzano un po' di soldi anche a noi, ma cominciassero da loro. Deve stare qui il nuovo sindaco con noi. Ecco, se il nuovo sindaco fosse con noi capirebbe tante cose, o no? Infatti, ti devi alzare dalla sua poltrona e venire qua. L'inverno siamo praticamente sprovvisti di tutto. Io che ho un bambino di 2 anni, è una piccola tragedia, insomma. Ci sono molte aree che sono lasciate al degrado. Sicuramente ampliare gli spazi a disposizione per i bambini, incentivare tutto quello che può riguardare le attività inerenti alla crescita e allo sviluppo dei bambini stessi. Lasciarli andare, dico anche i ragazzini, e quelli è un problema per le strade, conosciamo tutte le condizioni in cui si trova. Va col monopattino, bam, non è possibile, va con la bicicletta, bam. Ho visto che stanno aumentando le piste ciclabili, speriamo che diventino presto una realtà. E poi magari qualche parco. Qualche giardino, è ovvio, ma sono banalità che penso che qualsiasi politico riesca ad immaginare per una città, ad avere la disponibilità. Guardi, non è la cosa banale, non sempre quella che chi viene in mente al politico, lo sa, ci pensa, mi raccomando. Più parchi e più aree dedicate ai bambini, ma aree protette. Non che tu li lasci là. Esatto. Qualche posto dedicato proprio ai bimbi, per gli incontri genitori e bambini. Siamo in campagna elettorale ormai, lo sanno tutti. Nuovo sindaco, la sta ascoltando, dica cosa deve fare. Chi è il nuovo sindaco? In generale, cosa può fare il nuovo sindaco? La prima cosa è lavare la città, che la città è sporca. Non è quindi a misura di bambino, perché poi il bambino prende da terra, mette in bocca. È a misura di bambino. Mettere alla conoscenza dei più di queste iniziative. La città dei bimbi che sicuramente non tutti conoscono. Lei sta messaggiando col nuovo sindaco di Bari, per dirgli cosa fare per rendere la città a misura di bambino, immaginiamo, o no? Assolutamente sì, assolutamente. E cosa gli scriveva? Sentiamo. Stava appunto scrivendo che attività come queste potrebbero aiutare questi bimbi a crescere con più consapevolezza di ciò che il futuro anche potrebbe proporgli. Non l'avevamo concordata, vero? No. Questa mi sembra un'ottima iniziativa per cominciare. Noi ci siamo da un po', però non è che tutte le domeniche possiamo organizzare qualcosa. E allora, una maggiore attenzione un po' ai problemi dei bambini, anche un parco attrezzato sicuramente darebbe darebbe un'opportunità in più. Di assistenza, quindi attività di ludoteche pubbliche che prima c'erano i centri gioco, poi sono state sospese. Sicuramente tramite centri famiglia, tramite associazioni, sono iniziative da sostenere. Il parco di Largo 2 Giugno ha grosse potenzialità, però certamente è poco controllato, poco sfruttato, sicuramente ci vorrebbe un po' più di controllo, qualche giostrina in più per i bambini per sfruttare quella zona. Può dirgli tutto, ma guardi, tutto quello che vuole al nuovo sindaco, non sappiamo chi sia qui, non lo sappiamo chi è. Ci sfoghiamo. Potremmo cercare di dare degli spazi in concessione gratuita a chi ha delle iniziative pro bambini. Possiamo pensarla in questa maniera, ci sono tanti spazi inutilizzati, abbandonati, giardini, allora chi magari vuole questi spazi, associazioni, ma anche piccoli imprenditori che magari potrebbero investire, investire con le agevolazioni che magari il comune può dare a queste persone, a questi imprenditori, riuscire magari a dare spazio ai giovani, perché poi non si sa cosa fare. Dobbiamo stopparlo perché guarda, il nuovo sindaco, diamo un'indicazione, come si chiama lei? Mechi Carbonara. Chiamiamo Mechi Carbonara perché ne ha tantissime di idee, qualcosa di buono viene fuori. Una situazione del genere è carina, chissà ripeterla più spesso. Non è che possiamo ogni volta, è una fatica paurosa, lei non può immaginare. No, io l'immagino. Quindi magari
la sua idea è il coinvolgimento delle famiglie, no? Sicuramente, sicuramente. Chi sono? Mi conosci? Sono Capitano Conte di cittadebimbi.it, mi raccomando. Di a mamma dove deve andare lei a consultare online su cittadebimbi.it. E se ci sarà il nuovo sindaco che si dia una mossa. Se ci sarà, ci sarà, ci sarà, ci sarà.